Beh, ora più o meno avete capito perché metto questa cosa in testa. Silvia Cipriano 03 e qui si va subito su Facebook. Maniaco mode. Bella raga. Minchia, comunque grazie mille per i 9000 iscritti. Non ho capito bene cosa ha voluto fare YouTube con questa mossa, comunque. Anzi, forse c'è più possibilità di raggiungere Vrat. Comunque sì, in questo video ci saranno delle pubblicità nascoste. Cosche. Che praticamente tutti passano a Scaf Gaming. Tutti hanno i propri sponsor, poi io non ho una sega. Cioè, nei commenti del video scorso la metà erano: no, cioè, Giumbo, non ti suicidare, per favore, sei un grande. Grazie ragazzi, grazie mille. Ho visto dei commenti, cioè, stavo piangendo, figa. Cioè, non esagerate, raga, che poi dopo faccio la fine di Vrat. Vrat non sta più caricando video, non so se sapete perché. Cioè, ha tentato lo sgozzamento e è molto unlucky. Brattone, quindi non è riuscito a suicidarsi come si deve. Brat vorrebbe suicidarsi, ma non è celle. In questo video devo parlare di due cose importantissime. Volevo parlarvi, dato che me l'avete chiesto in mille, perché la metà dei commenti appunto erano su quello. Parlerò della storia di Paolo. Però prima volevo dirvi una cosa importantissima, perché io, Brat e Joe, raga, io, Brat e Joe, o forse solo io perché mi stanno prankando loro due, non ne sono sicuro sinceramente. Io ragazzi sarò all'in-store di Torino per il firmacopie del mio cos. Saremo tutti e tre a Milano, a Piazza del Duomo, perché io ci devo andare per lavoro praticamente, che faccio il consegna dildi personalizzato. Quando voi comprate un dildo, uno specializzato come me che consegna dildi, pensa che figata consegnare dildi. Oggi siamo qui con un nuovo dildo. A parte il consegnare dildi, noi saremo in Piazza del Duomo il 3. E voi direte: minchia, il 3? Cioè il 3 agosto? No, il 3 luglio, cioè tipo dopodomani. Scusate se non abbiamo fatto in tempo a dirvelo prima. In realtà era Joe che aveva organizzato tutto. Io non c'entro un cazzo, non prendetela con me. E quindi insomma ci troverete lì, penso alle 2 di pomeriggio, alle 3 di pomeriggio. Non lo so, gli orari poi ve li dirà Joe. Comunque io arrivo col treno a Milano alle 10:40. Se voi sarete a Milano dalle 11 alle 6:30, ditemelo, scrivetemelo e poi ci becchiamo insomma in Piazza del Duomo. E ho già contattato le iscritte femmine, ci saranno anche loro, quindi ragazzi, un po' di figa fresca, non so come. Lo faccio per voi alla fine. Tipo è il mio primo raduno in realtà. Penso di essere pronto a una cosa del genere, tipo una specie di raduno. Magari potreste portare anche dei regali, tipo uno yogurt. Ma lo yogurt no, raga, che si scioglie tipo mentre lo portate. Portate le patatine, portate le sniper lobby, portatemi il Rolando, non lo so, raga. Ve lo dico già da adesso, io mi vedete così dietro lo schermo, ma dal vivo sono una persona timida. Dal vivo non ci sono i tagli, capito? Quindi se sbaglio a dire qualcosa, tipo dico per caso a qualcuno tua madre è troia, non è che posso tagliare e scartare la clip, capito? Cioè vostra madre rimane troia comunque. No, minchia raga, 36, easy. È difficile comunque, difficilissimo giocare con le armi su sto gioco, difficile. Poi ragazzi ho comprato lo scaff, quindi quanto è carino Patrick, kawaii. Adesso vorrei parlare invece della cosa un po' più, la cosa che molti di voi mi hanno chiesto, anche se non capisco il motivo, però da un bel po' di video che comincio ad associare il numero 22, ad associare Paolo, associare Unlucky, tutte queste cose qua, no? Molti di voi lo dicono senza saperlo, però ragazzi adesso vi spiegherò da cosa deriva tutto questo. Praticamente Paolo, ragazzi, Paolo Cannone sarebbe uno streamer italiano di League of Legends. Tutta la community di League of Legends italiana conosce Paolo Cannone. Però ecco, se Terenas può essere associato di più a un Vrat, Paolone può essere associato più a un Jumbo Drillo, perché è mezzo strambo come me e quindi boh, mi ci rivedo in lui. E anche se gioca LOL, che io ragazzi ve l'ho sempre detto, a me fa cagare LOL, io boh, ho cominciato a seguire stream. Adesso vi spiego un po' tutta la storia. Praticamente io ho cominciato a seguire Paolo Cannone così a caso. Nonostante io non ci capissi un cazzo di LOL, mi piaceva guardarlo e ho pensato: ma magari la stessa cosa che provo io guardando lui la prova la gente che di coda non capisce un cazzo guardando i miei video. Unlucky Giumbone, Unlucky Paolone. Cioè sapete un po' come sono i giocatori di League of Legends, sono tutti un po' strani, no? Quindi invece di parlare italiano loro parlano inglese. Non sono come noi coddari che diciamo: fa in culo tua madre, puttadro, yeah. Non sto dicendo che la community di League of Legends sia migliore di quella di COD, per carità, a me fa cagare entrambe. Anche quella di League of Legends, mi ricordo che quando ho cominciato a giocare io, prima partita online di Jumbo Drillo su League of Legends: oh raga, sono nuovo, cosa posso fare per voi? Mi sono arrivati tanti di quegli insulti, raga, ma tanti di quegli insulti. E tutti che mi scrivono: oh ma che cazzo fiddi, che cazzo fiddi. Io tipo ero lì che sbalordito, che dicevo: non credo di star facendo del clip, cioè non ho fatto una kill, aiuto. Fiddare su LOL non è come fiddare su COD. Quando fiddi su COD è una cosa positiva, hai il cazzo grossissimo, mentre quando fiddi su LOL è come se fossi un figlio di troia, in poche parole. Cioè praticamente Paolo Cannone, che è questo streamer di LOL, io vi consiglio di seguirlo, vi lascio ovviamente il suo canale Twitch in descrizione. Ho cominciato a seguire questo Paolo Cannone e mi ricordo perfettamente una delle prime stream che seguì. A un certo punto vedo che in chat tutti scrivono 22. Ho scritto un messaggio privato a un suo iscritto, gli faccio: ma perché in chat tutti stanno scrivendo 22? E mi disse che un giorno Paolo un giorno disse in stream: ragazzi, se la stream vi sta piacendo scrivete 22 in chat. Così a caso. Molti di voi nel video scorso hanno comunque scritto: tu, Brat e Joe mi avete influenzato un sacco con la roba del cos, mi avete scritto che lo dite anche nella vita reale. Ecco, praticamente la stessa cosa è successa con me e Paolo. Cioè praticamente ogni cosa che succede dico unlucky e nulla, raga. Questa è la storia di Paolo.